Ciao a tutti bestiacce da Dissidanto. Bella youtubers, sono Major3000 con la faccia da sonno, il più prepotente dell'universo. Minchia, minchia. Boia, ragazzi, il miglior concerto della mia vita. Forse insieme a quello di Roger Waters, però è stato migliore da altro punto di vista. Madonna, cioè, fai conto. Cioè, a parte il fatto che i Pixies è il gruppo della mia vita veramente. Scaletta violentissima, hanno proposto una scaletta prepotente, veramente. Madonna. Composta da pezzi. Composta sia da pezzi, ovviamente, quelli parecchio tossici, cioè, fai conto da. Comunque sia da Tame. Vabbè, poi fai conto, spesso a me sono capitati i miei preferiti, guarda. Addirittura la motoretto Razzle, che tipo non la facevo da un po' di tempo, solamente in questo tour l'ho fatta. Poi, cioè, The Baser, River of Radis, Tame Wave of Mutilation, il classico Mutilation. La classica chiusura con Where Is My Mind, la classica chiusura con Where Is My Mind acustica, pezzettino acustico che c'è sempre stato, perfetto. Sì, Caribou ad esempio, Vea Vamos. Madonna. E poi i tocchi di classe finali, che mi spiace, ma. No, veramente è stato. Poi ci siamo strappati una foto con loro. A te te ne è mancato uno. Si è strappato. Tra l'altro mi è mancato l'ingrediente fondamentale, però almeno mi sono portato a casa chitarrista, batterista e il figone di turno che è la Kim Shatta. Di conseguenza. Io mi sono portato anche Black Francis a casa, però okay. È stato. Poi abbiamo beccato Alberto Ferrari di Verdena, io ero contento, un po' di meno relativamente, che ho detto, ma chi è questo qua? No, perché poi a un certo momento è impazzito, oddio, questo chi è io? Ma comunque sono uno sfatto come un altro. È stato qualcosa di veramente veramente allucinante. Se diciamo da un punto di vista visivo, essenzialmente Roger Waters è stato il mio preferito, però quello di Pixies proprio in tutto il contesto è stato straordinario. Cioè, il 4 novembre del 2013 è una data che mi porta sempre nel cuore. Assolutamente, long life to Pixies. Io direi death to the Pixies. Ottimo il contrasto, anche io mi sono preso questo. No, però è stato veramente tanta roba. Giornata fantastica, concerto perfetto, gruppo da seguire. Ovviamente, ragazzi, ovviamente. Assolutamente. Però vabbè, magari probabilmente tutti voi almeno una volta avete sentito nominare Pixies. Comunque, quindi assolutamente. Vediamo di comprare la sfilza di EP che uscirà. Vero, ora darà la punta alla sfilza di EP ogni mese, due mesi. Il primo, diciamo, sì, ovvio, da questi gruppi qua non c'è da aspettarsi, nel caso di Pixies, un Surfer Rosa 2 o un Doolittle 2, però anche un Camon Pilgrim, perché per esempio è un disco che mi è piaciuto tantissimo. Poi vabbè, con Bossa Nova e Trombe Mondo un po' di meno, però comunque sia, anche lì ci sono dei pezzi molto 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 interessanti. E una cosa che ha fatto piacere soprattutto al buon Anto Purista è che la scaletta non è stata troppo invasa da pezzi di Bossa Nova, Trombe Mondo. Sì, vabbè, diciamo di Trombe Mondo, sì, hanno fatto i Don, hanno fatto Motorito Roswell, che è una delle mie canzoni preferite, assolutamente, dei Pixies. E poi appunto di Bossa Nova hanno fatto Bellure, hanno fatto Balena. No, comunque sia da quel lato lì, diciamo, hanno fatto le mie preferite, ecco, di quei dischi lì, che diciamo sono dischi relativamente, non li definirei nemmeno mediocri, però in confronto alla grandezza di Doolittle, Surfer Rosa, lo fiaggine. Ecco, assolutamente. E apro una parentesi personale, poi l'8 mi tocca Bob Dylan, non mi tocca. Andiamo, porca troia, mia donna, mi tocca dire, mi tocca andare al lavoro, tipo, so, esatto. Bisogna marchettare. E poi vabbè, poi quindi c'è tre ragazzi morti, e ci sarà qualche concerto altro in vista. Franz Ferdinand da febbraio. Però massimo, vabbè, a questo punto diciamo massimo volume a dicembre. C'è Jake La Furia a Milano, ragazzi. C'è Jake La Furia, ragazzi. Quindi state attenti, state attenti. Quindi mi raccomando. Che troiaio, porco Giuda. Oddio, non mi ricordo, sì, non avevo fatto in nazionale, no? Scusate che sono svegliato tipo 15 secondi fa. Facce, fatto, cosa? Cioè, sono, e io devo andare a lavorare, fra 10 minuti timbro, merde. E io fra poco il treno e poi comunque sia almeno 4 ore di università mi devo seguire. Quindi in diretta da Tortona. Da Tortona, il bingo è il buon Fabio. A voi la linea sì, studio. Sì, del buon Mayor. Ciao a tutti bestiacce. Potevi dire un ciao a tutto il cuore di tu, volendo.
No. È tuo, il video è tuo.